Tra le recite di fine anno che si stanno celebrando nei vari istituti scolastici può capitare anche di assistere ad una rappresentazione ispirata al gioco del rugby. È quanto è avvenuto nella quarta A dell'Istituto Comprensivo della Scuola Elementare di Via Roma Spirito Santo a Cosenza. E quando è entrato il mister per la prima volta in palestra c'è stato un entusiasmo generale, soprattutto della mia classe, che si sono praticamente tesserati tutti, 27 su 27. E quindi questo entusiasmo mi ha creato proprio la voglia di fare una manifestazione conclusiva con la metafora proprio del rugby. Perché abbiamo trovato, trovo che sia lo sport dove le regole sono quelle più direttamente più vissute in maniera seria e che quindi mi piaceva l'idea di pensare che le regole, appunto, come ripeto sempre ai bambini, seguire le regole significa seguire, tutelare i diritti di tutti. In più c'è stato anche la restituzione, per ogni attività noi facciamo una sorta di restituzione che i bambini cosa portano a casa. E questo portare a casa è stato entusiasmante il fatto che loro abbiano avuto l'opportunità di vivere un'esperienza di un torneo rugby all'esterno della loro città, quindi un'opportunità grandiosa. E poi addirittura c'è stata l'alternativa di poter fare gioco in casa e gioco in trasferta. E quindi, insomma, i complimenti sono alla Federazione Italiana Rugby che effettivamente nella scuola ha investito molto e noi abbiamo raccolto con entusiasmo questa forma di investimento. Il tutto è frutto di un progetto promosso dalla Federazione Italiana Rugby con la finalità di coinvolgere appunto le scuole del territorio nazionale. Inizialmente eravamo molto, molto incerti di iniziare un progetto nella scuola elementare perché avere a che fare con dei bambini così piccoli, ci spaventava un po'. Dopo però da subito abbiamo avuto un grande riscontro da parte sia dei bambini che delle maestre e abbiamo capito che era la strada giusta da percorrere.